principalmente a vantaggio di tutti noi. Grazie, grazie di tutto. Molto bene, se lasciamo partire qualche domanda delle slide che ci dicono quali sono i luoghi del cuore di alcuni italiani e stranieri eccellenti, prima di sentire qual è il luogo di Michelle, se ce ne sono 21, ecco, Andrea Camilleri ha segnalato la Scala dei Turchi, quel posto pazzesco a sud della Sicilia, meraviglioso, Sting, sua moglie, la galleria dell'Accademia, sarà soltanto Davide o sarà anche il resto. Curioso, Carlo Verdone, questo piccolo borgo, tra l'altro è anche privato, ma lui, se il suo luogo del cuore è curioso, no? Come il luogo del cuore va dove ti porta il cuore, per l'appunto borgo, questo piccolo paese vicino a Perugia, di Carlo Verdone. Poi andiamo avanti, nella costa, beh, molto attuali, i muretti a secco, Vernazza e i suoi muretti a secco, purtroppo per colpa della mancata manutenzione di quei muretti, per colpa della morte dell'agricoltura, tutta quella montagna è franata. E quindi questo è un appello anche molto forte civile della costa, speriamo che raccolga tanti voti. Andiamo avanti. La morte dell'agricoltura. Sì, l'hai già parlato, l'hai già detto. Woody Allen, va bene, è evidente, la città di Roma, ha fatto quel che ha fatto per la città di Roma sul film. Penelope Cruz, speriamo tutti di incontrarla a Salina, se andiamo, perché sarebbe un magnifico incontro. E poi Coppola, naturalmente, vicino a Matera, il borgo di Bernalda. E speriamo che tutti questi raccolgano tanti voti, poi il Teatro Valli ovviamente per Monica Guerritore e poi ancora per Giorgio Pasotti il borgo di Porto Venere, quindi la Liguria è molto importante, Sogno Bergamasco, un'area boschiva vicino al Castello di Nucera. Il Castello di Nucera è arrivato, mi pare, terzo o quarto del censimento di 2 anni fa. È una cosa smisurata, è un problema gigantesco, ma è molto bello segnalare quell'area boschiva lì vicino al Castello. Piccola cosa di fianco a un tale monumento è una segnalazione importante per far capire che cosa noi vogliamo.